Tecla, buongiorno, sei con Buongiorno. Amici di maridacaterini.it. Allora, che cosa ha significato per te calarti in questo personaggio, in Nada Malanima? Ma sicuramente ha significato una possibilità di affrontare un personaggio realmente esistito, quindi è una grande responsabilità. Io sono onorata di aver avuto la possibilità di interpretare un personaggio a livello storico e a livello proprio musicale così tanto rilevante ed importante. Il percorso di Nada oramai lo conosciamo, l'abbiamo visto e i nostri lettori lo vedranno mercoledì 10 marzo su Rai 1. Ci racconti invece un po' il tuo percorso personale dal punto di vista della musica? D'accordo, io ho iniziato probabilmente. Quello è ciò che mi raccontano i miei genitori e ciò che ricordo anch'io. Io ho iniziato prima a cantare che a parlare. Ho poi iniziato a studiare canto a 5 anni e da lì non mi sono più fermata. È un percorso che sto continuando anche adesso e che continuerò nella mia vita perché non si finisce mai di imparare e di studiare. A livello di esperienza riconosciuto a livello televisivo nazionale, ho avuto la possibilità di partecipare a Sanremo Young nel 2019, un programma condotto da Antonella Clerici. E dopo la vittoria a questo programma ho avuto l'accesso diretto alla serata poi di Sanremo Giovani durante la settimana sanremese nel 2020. Ho partecipato infatti l'anno scorso col brano 8 marzo, mi sono classificata seconda e poi a settembre ho fatto il provino per questo film e ho avuto la possibilità di conciliare sia il mondo della recitazione che quello del canto insieme ed è una grande opportunità. Ti racconti un po' come è andato il provino? Il provino, allora, mi ricordo che dovevo preparare delle canzoni da cantare. Le mail per problemi tecnici, probabilmente non si era aperta tutto, quindi io soltanto la sera prima mi sono accorta che avrei dovuto portare altre 4 canzoni che non conoscevo. Quindi io la sera prima, per il giorno dopo, ho imparato 4 canzoni a memoria perché le avrei dovute cantare al provino e non le avevo viste, non lo sapevo. Però mi ricordo di essere arrivata e con molta tranquillità iniziamo a fare le scene e andarono bene. Vedevo Costanza che era soddisfatta, quindi mi tranquillizzai e poi cantai le canzoni. Dopo qualche giorno arrivò la telefonata. La fatidica telefonata dove mi dissero che avrei interpretato appunto Nada in questo film. Ci vuoi dire quali erano le quattro canzoni che avresti dovuto imparare? Ma sono quelle che ci sono all'interno del film, più il nostro concerto di Umberto Vini. E la versione rock di Ma che sei bello? No, non c'era quella. Quella è venuta proprio la sera prima di andare a girare la sequenza che poi abbiamo fatto della scena di Sanremo. È stata un'improvvisata anche quella. Di Improvvisata da parte di chi? È Costanza. lei che ha avuto l'idea di fare una Sì. versione completamente diversa. Sì, è completamente diversa, comunque no, non è stata fatta a caso, ha il suo significato, è un omaggio poi a quello che è diventato il mondo musicale di Nada, non solo nell'emisfera pop, ma proprio quella rock, che è la strada che ha sempre voluto intraprendere Nada. Sanremo l'anno scorso, Sanremo anche quest'anno a presentare il Tito Movie. Ci puoi dire qualche cosa in più? Purtroppo so relativamente poco, non so neanche quando sarò ospite, se dovrò presentare solo il film o meno.
Spero di scoprirlo al più presto perché ho una grande ansia e no, non sapere quello che andrò a fare, quando lo andrò a fare mi destabilizza un po', però sono contenta. Quindi la serata è ancora tutta da decidere. Sì. C'è la possibilità anche che tu possa cantare. Non lo so, non lo so. Magari sarebbe bellissimo. Sei riuscita così giovane a conciliare già la canzone con la recitazione. Dove ti senti più portata professionalmente? Spero in tutte e due. Portata, non lo so, io posso basarmi soltanto su quello che sento ed è che a me piace fare entrambe cose. A me piace recitare, piace cantare, piace disegnare, piace leggere, cucire, fare qualsiasi tipo di cosa. E se mi appassiona una determinata professione, non capisco perché dovrei scinderla o precludermi di fare qualcosa soltanto perché non ne posso fare più di una. Se ci riesco, perché no? Prima del film TV su Nada, tu conoscevi Certo, la professionalmente conoscevo le sue canzoni. Nani. Invece non l'hai conosciuta neanche dopo dal punto di vista personale. No, 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 non ho avuto la possibilità. Spero, magari in futuro. Vi ha mandato dei messaggi durante le Sì. riprese? Ecco. No, durante le riprese no, ho visto un video presentato stamattina durante la conferenza stampa, molto, molto, molto dolce, molto significativo. Ma il tuo genere per quanto riguarda il canto, dove vive? Io ascolto molta musica, molto diversa. In che senso? Ascolto dal cantautorato italiano al pop rock americano degli anni 70, degli anni 80, alla musica jazz, alla musica classica, l'indie più moderno, ma anche, non so, musica con sperimentale, elettronica sperimentale, balcanica. Ascolto veramente di tutto, perché quando trovo qualcosa che mi piace, non dico ah, non l'ho mai ascoltato, quindi non mi piace. Anzi, cerco sempre di migliorarmi e scoprire cose nuove. E adesso stai lavorando a qualche progetto? Sto studiando, e chissà il futuro cosa mi riserva.